corso dell'ultima sessione di calciomercato Marotta ha accontentato Simone Inzaghi, arricchendo la rosa nerazzurra con molti giocatori di qualità e quantità. Basti pensare agli arrivi di Pavard, Thuram, Frattesi, Cuadrado e Carlos Augusto per avere un'idea della forza dell'organico a disposizione del tecnico piacentino. Tuttavia l'Inter ha dovuto lasciar partire alcuni calciatori che hanno contribuito pesantemente ai recenti successi della beneamata. Tra questi c'è anche Marcelo Brozovic, che ha scelto di tentare una nuova avventura in Arabia Saudita accettando la corte dell'Al Nassr e uno stipendio di circa 26 milioni a stagione, NDR. Stando a quanto riportato da alcune voci, sembra che a gennaio l'Inter dovrà fare i conti con un'altra partenza verso l'Arabia Saudita. Attualmente, infatti, i club del campionato arabo possono avere fino a 8 stranieri in squadra. L'idea su cui sta ragionando la Saudi Pro League è quella di allargare questo limite, portandolo a 10 stranieri per ogni team. Se il cambiamento verrà ufficializzato nelle prossime settimane, già a gennaio i club arabi torneranno alla carica per accaparrarsi i migliori giocatori dei campionati europei, compresi quelli che militano in Serie A. Nel mirino dei sauditi c'è soprattutto l'Inter, visto il suo parco giocatori di livello molto elevato. I rumors rivelano che tra i principali indiziati a lasciare i nerazzurri per volare in Arabia Saudita c'è Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e l'impressione è che in caso di offerta congrua l'Inter lo lascerebbe partire già a gennaio. In una recente intervista l'ex PSV ha ammesso di trovarsi molto bene a Milano e di sentirsi privilegiato a giocare nell'Inter, che definisce una società fantastica. Tuttavia Dumfries, parlando del possibile rinnovo con il club del presidente Zhang, ha detto di non sapere cosa potrà succedere in futuro. Dal canto suo l'Inter chiede una cifra non inferiore a 20-25 milioni per lasciare andare il giocatore della nazionale olandese. Nel 2021 i nerazzurri versarono nelle casse del PSV 12,5 milioni di euro, più 2,5 di bonus legati a presenze e qualificazione in Champions. In caso di addio a gennaio la beneamata potrebbe tornare sul mercato oppure continuare ad affidarsi a Juan Cuadrado, il 35enne colombiano al momento è l'unica alternativa reale a Dumfries sulla fascia destra. Per disputare al meglio le tre competizioni potrebbe fare comodo una pedina in più. NTER, riallacciati i dialoghi con Taremi. Ausilio riapre il fascicolo sull'attaccante. Non è tramontato l'interesse nerazzurro per Mehdi Taremi, attaccante già in orbita Inter durante la scorsa, movimentata, estate di mercato, che alla fine ha portato a Milano Sanchez, Thuram e Arnautovic in sostituzione di Lukaku, Dzeko e Correa. Più di qualche approccio c'era stato anche con l'iraniano. Mancava ancora molto alla fine del mercato e ai tempi il Porto non sembrava così elastico nel trattare il prezzo, come invece era successo negli ultimi giorni della finestra estiva. L'Inter ha optato per una scelta diversa: consegnare subito un centravanti a Inzaghi per consentire al tecnico di poterci lavorare meglio durante il ritiro. E lo stesso Inzaghi, una volta compreso che sarebbe stato impossibile arrivare a Morata, ha indicato Arnautovic come preferenza, anche per annullare quei tempi di adattamento che in Serie A fanno spesso la differenza. Anche considerando che Taremi a gennaio partirà per la Coppa d'Asia. Certo, nessuno avrebbe potuto prevedere l'infortunio di Arnautovic.
Oltre due mesi dopo, il direttore sportivo, Piero Ausilio, è tornato a interessarsi personalmente della questione. Taremi potrebbe liberarsi a titolo gratuito in estate e a gennaio sarebbe libero di scegliere già la sua prossima destinazione. Ecco perché l'Inter ha ritenuto opportuno iniziare ad allacciare nuovi contatti con il calciatore e con il suo entourage. Approccio iniziale, un sondaggio perlustrativo, per capire quali siano le reali intenzioni di Taremi, calciatore che in qualche modo continua ad essere riconoscente al Porto, club che comunque gli ha garantito la ribalta prendendolo dal Rio Ave. L'Inter si sta informando, Ausilio vuole capire con certezza se il calciatore è intenzionato a lasciare il suo club a scadenza e ha fatto sapere che l'Inter, eventualmente, sarebbe molto interessata all'affare. Potrebbe così riaprirsi una trattativa che qualche mese fa, per diverse ragioni, non era mai decollata. L'Inter è tornata su Taremi.